Davide Giacalone, opinionista. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Dunque, Grazie a voi, eccoci qua, buongiorno. abbiamo fatto il punto piuttosto più volte per quanto concerne i dettagli. Come detto, la stretta riguarda in particolar modo i non vaccinati, nonostante il fatto che comunque in Italia la situazione sembra tuttora in termini di Covid sotto controllo, in particolar modo se andassimo a paragonarla a quella dell'Austria, dell'Olanda, della Germania stessa. Le chiedo un parere se a suo avviso, ecco, questa stretta era necessaria e soprattutto se questo è il modo per convincere i Novax a vaccinarsi. Oggi il Financial Times pubblica in terza pagina un interessantissimo grafico sull'andamento dei contagi nei vari paesi europei e effettivamente l'Italia e la Spagna sono in condizioni di vantaggio, nel senso che siamo decisamente sotto rispetto al Regno Unito e ad altri paesi europei, Germania e altri, sono invece in condizioni preoccupanti. La cosiddetta stretta in realtà è un tentativo di rimanere in questa posizione di vantaggio, cioè di non perderla, di non giocarsela. Si dice di salvare il Natale. Sì, certo, naturalmente la prossima stagione contiene anche le festività di fine anno, le festività natalizie, ma contiene la scuola e contiene il mondo produttivo. Avete aperto questo collegamento dando opportunamente, diciamo, gli aggiornamenti di mercato e avete commentato, secondo me, più che correttamente lo spread che sopra 130 comincia ad allargarsi. Beh, noi abbiamo uno spread sui tassi di interesse del debito pubblico che non è certamente favorevole e che anche a 130, diciamo così, è già troppo alto considerata la politica monetaria in atto. E abbiamo uno spread dei contagi, se così possiamo dirlo, totalmente a nostro favore. Immaginate cosa succederebbe con uno spread dei contagi che dovesse ribaltarsi a nostro sfavore. Non ce lo possiamo permettere, quindi da questo punto di vista la prudenza è più che opportuna. Intanto le volevo chiedere innanzitutto il suo parere su tutto ciò che ci ha comunicato. A questo punto il nuovo governo della Germania, Angela Merkel, la storica cancelliera uscente, però voleva sostenere, ecco, le chiusure, un possibile lockdown addirittura generalizzato e non soltanto regionale. Invece Olaf Scholz decide, la nuova coalizione, insomma, non soltanto Scholz, decide appunto di non farlo, dicendo che hanno tantissimi altri problemi a partire dall'inflazione, che almeno in Germania per il momento non sembra che si tratti di, ecco, un evento transitorio, ma piuttosto strutturale a questo punto. E lui giustamente dice: noi non possiamo chiudere, abbiamo tanti altri problemi, avremo un comitato, vediamo prima come fa con la doppia G, ovvero questa struttura che ha a tutti gli effetti introdotto anche il governo italiano. Le chiedo invece un parere su questa decisione. Allora, vede, la questione dell'inflazione è una questione molto importante, molto più rilevante di quanto non si creda. Gli spread sul lato del tasso di interesse sono anestetizzati dalla politica monetaria della Banca Centrale Europea, ma come abbiamo detto non è che questo significa che spariscano, però ricompaiono sul lato dell'inflazione. Infatti in Germania sono molto più alti che in Italia. Quindi questo è un problema sicuramente reale. Certo, il nuovo governo appena insediato, anzi non ancora insediato, per la precisione, dovrebbe insediarsi i primi di dicembre, stiamo a vedere, in Germania, come è capitato in altre parti d'Europa, ritiene le chiusure impopolari e il tentativo disperato di lasciare le cose come stanno molto più popolare. È vero, nell'immediato. Bisogna vedere poi cosa succede dopo. Vi ricordate quando il Regno Unito è partito dicendo noi non chiudiamo niente, vediamo, andiamo all'immunità di gregge, non sono dovuto far precipitare potete fare marcia indietro. Speriamo non succeda questo in Germania e le cose vadano meglio, ma effettivamente non sembrerebbe che, diciamo, l'esperienza della signora Merkel, anche da questo punto di vista, sarebbe premiante. Noi in Italia abbiamo scelto una strada, diciamo così, di maggiore, che sembra di maggiore rigore. In realtà è semplicemente un sovrappiù di prudenza per evitare di giocarsi quello che è un vantaggio. Ognuno ha i vantaggi che riesce a conquistarsi e cerca in qualche modo di difenderli. No, assolutamente sì. Poi le volevo chiedere invece come potrebbero reagire tutte le persone che magari hanno scelto appunto di vaccinarsi per non solo salvare il Natale, ma ovviamente per avere la propria libertà. Certo. E immaginiamo se dovessero invece affrontare un Natale come quello dell'anno scorso, sarebbe effettivamente non corretto, ecco, incorretto nei loro Assolutamente. confronti.
assolutamente. In realtà i numeri di quest'anno, di cui viviamo in questo momento, non sono paragonabili ai numeri di un anno fa. Con una diffusione e un livello di contagio come adesso, l'anno scorso saremmo stati veramente nei guai. Quest'anno non lo siamo, perché? Perché la stragrande maggioranza della popolazione è vaccinata. Ora, siccome questo è stato un impegno e anche una dimostrazione di serietà e di assennatezza da parte di noi tutti che ci siamo vaccinati, certo si fa di tutto per evitare che siano i vaccinati a doverla pagare. Per carità, è sempre un impedimento, anche perché uno c'ha fratello, un amico che ha deciso di non vaccinarsi, non ci puoi andare a cena, quindi comunque hai un impedimento. Però l'importante è capire che in capo ai vaccinati, cioè a coloro i quali hanno il Green Pass, diciamo, di primo livello, le restrizioni sono puramente formali, sono relative ai controlli, nulla di più e nulla di più invasivo. E gli altri in qualche modo hanno la loro libera scelta. Il vaccino è gratis e a disposizione di tutti, non è obbligatorio. Non lo vuoi fare e te ne assumi anche le responsabilità e subisci le conseguenze, è mica obbligatorio neanche venirti incontro all'infinito. Dunque, chiudendo ovviamente il discorso del Super Green Pass, che riguarda più che altro, come già detto, le persone non vaccinate, i cosiddetti non vax, certo. Poi per carità in Italia sono pochissimi, pensiamo per esempio agli Stati Uniti dove il movimento non vax è, certo, piuttosto importante, e anche lì abbiamo sentito però Biden che è molto fermo, e cioè nessun tipo di chiusura nonostante i casi Covid, che sono effettivamente abbastanza alti, anche se abbiamo visto un lieve calo in queste ultime giornate. Intanto un altro argomento che fra le altre cose lei ha già commentato ancora questo lunedì in altra sede, sto parlando ovviamente del caso del mondo corporate dell'Italia, forse più rilevante in queste ultime giornate, mi riferisco al Telecom Italia, ovvero TIM, e l'offerta amichevole da parte ovviamente del fondo KKR. In questo caso abbiamo visto un no da parte di Vivendi, dicendo appunto che per quanto concerne Telecom Italia è azionista e investitore soprattutto di lungo termine, anche investitore di maggioranza per carità insieme a CDP. Domani, ricordo a tutti i nostri telespettatori, lo abbiamo detto più volte anche nel corso dei nostri TG News, che c'è il CDA importante 26 novembre, perché potrebbero esserci, ecco, delle novità significative, in particolar modo per quanto concerne il CEO e la guidance appunto di Luigi Gubitosi. Intanto le chiedo, rimangono tantissimi punti interrogativi. Da una parte la possibilità della Golden Power da parte del governo, abbiamo sentito più parti da parte del governo appunto esprimersi dicendo che prima vediamo un piano concreto, anzi una proposta concreta, e poi pensiamo a cosa fare. Le chiedo quali sono i scenari a suo avviso in termini di, non lo so, magari un possibile rilancio da parte di KKR, una nuova offerta da parte di CVC o addirittura altri protagonisti, e naturalmente le chiedo quale potrebbe essere a questo punto la reazione del governo, in quanto sicuramente la rete è effettivamente un asset strategico per il paese. Allora, c'è intanto la condizione in cui si trova la società. La TIM oggi, all'epoca si chiamava Telecom Italia, è stata venduto la partecipazione pubblica, si dice privatizzato, ma in realtà è una definizione sbagliata perché era già una società privata, era una società quotata in borsa, ci mancherebbe, però insomma la partecipazione pubblica è stata venduta in epoca più o meno simile a quella in cui gli spagnoli vendettero la partecipazione pubblica in Telefonica. All'epoca Telecom Italia valeva il 35% in più rispetto a Telefonica sul mercato. Oggi Telefonica vale il doppio di Telecom Italia, quindi c'è un problema dentro Telecom Italia, è un problema che origina dalla poi la scalata che fu fatta a suo tempo a debito e poi il debito scaricato dentro la società. La storia può essere lunga. Ad oggi il problema qual è? Il problema è, da una parte c'è un azionista di maggioranza che è Vivendi, che ha posto il problema della non fiducia, non hanno più fiducia nei vertici, nel management di Telecom Italia, anzi di TIM come si chiama adesso, e dall'altra c'è KKR, che non è che arriva da fuori, non è che arriva dagli Stati Uniti, arriva, bussa alla porta di TIM, ma bussa dall'interno, che sta già dentro casa, è già socio per esempio della divisione che riguarda e che si occupa e che detiene la rete dentro la pancia di TIM, quindi insomma bussa da dentro casa, è amichevole da questo punto di vista.
il governo non ha nessun motivo al mondo di utilizzare il cosiddetto Golden Power se non a fronte di un programma, di una manifestazione di quelli che saranno i progetti di questo o quell'azionista. Per esempio, quali siano i progetti dell'attuale azionista e dell'attuale management, a me risulta misterioso. Qualcuno potrebbe domandarglieli. Quello che so per sicuro è che il governo italiano è oggi azionista, per il tramite ben indiretto, perché non rientra nella competenza del governo, di Cassa Depositi e Prestiti, è azionista di maggioranza e di controllo della società Open Fiber, che è concorrente di TIM. C'è abbastanza un casotto su questo tema, forse è l'occasione, l'offerta di KKR di mettere un po' d'ordine, prima di tutto mentale e strategico, su quello che vuoi fare. Ecco, invece appunto abbiamo visto oggi TIM, fra le altre cose, superare l'offerta di KKR per un attimo ben al di sopra dello 0,505, però si rischia, ecco, di diventare un'azienda un po' come Alitalia, e cioè un'azienda per cui pagano appunto i contribuenti per il salvataggio. Assolutamente sì, il rischio esiste, per la verità è stata creata dai contribuenti esattamente come Alitalia. Poi Alitalia è andata malissimo, mentre Telecom Italia andava bene fino a quando non è stata indebitata. Ciò che non bisogna fare è replicare lo schema di salvataggio, cioè allora se lo prende lo Stato. No, perché così rifaremmo esattamente Alitalia, o se preferite Monte dei Paschi di Siena, ognuno ci mette quello che di gusto gli piace di più, ma sono soldi del contribuente a un business. Qual è l'interesse pubblico, l'interesse strategico, l'interesse collettivo? Ci sono sostanzialmente la rete, quella più importante, quella che sta dentro Sparkle, e i doppini, che sono nodi internazionali che hanno a che vedere anche con la sicurezza e con l'indipendenza del paese, e dall'altra c'è la rete antidiluviana, vecchia tecnologicamente, ma preziosissima, che è quella dei doppini in rame che entra dentro le case. Ecco, la seconda cosa, quella dei doppini, è regolata dalle norme, basterebbe semplicemente farle applicare in maniera decente. La prima, sì, la prima c'è un interesse strategico dell'Italia, ma c'è anche se rimane dentro Telecom. Non è che se Telecom se la compra anziché che ha qualcun altro, come se la sono comprati i francesi, nel senso che sono azionisti di riferimento, come prima lo erano gli spagnoli di Telefonica, questo non sia un problema, e va comunque posto. Ed è bene che l'opinione pubblica lo conosca. La soluzione statalizzazione, uso dei fondi pubblici, è la peggiore che si possa immaginare. Ecco, le volevo chiedere se Vivendi, in questo caso azionista di maggioranza, l'abbiamo fatto vedere anche al 23,75%, sta tirando la corda un po' troppo a questo punto, perché è ovvio che a loro conviene un prezzo più alto rispetto a quello che ha proposto KKR. Sono entrati azionisti a un prezzo molto più alto di quello, non solo di borsa prima dell'offerta KKR, ma anche dell'offerta KKR. L'offerta KKR comunque è un'offerta che sta al 40% sopra il corso di borsa in quel momento. Ora, diciamo così, in qualche modo i valori sembrano pareggiarsi, ma se ci pensa un attimo è singolare che non si siano pareggiati subito, cioè c'è qualcuno che dice te le compro a quel prezzo lì, però le azioni non sono arrivate in borsa immediatamente a quel prezzo lì. Quindi queste cose sono normali andamento di borsa. Naturalmente l'importante è che, per esempio, la Consob, cioè l'autorità che vigila sulla borsa, faccia il suo mestiere. Quando ci fu la scalata dei cosiddetti capitani coraggiosi con Lannino e compagnia, la Consob tradì il suo mestiere in Italia, e quello fu un guasto profondo, istituzionale e anche morale del paese. Ultimissima domanda sul tema, spero che la regia possa cambiare anche il titolo. Ecco, ultimissima domanda che riguarda invece appunto il Golden Power. È ragionevole utilizzarlo in questo caso o meno? È ragionevole utilizzarlo per la rete dei nodi internazionali, alcuni dei quali derivano anche da Israele, e non c'è bisogno di aggiungerle altro per capire cosa significa in termini di sicurezza. Per il resto no, non mi sembra ragionevole, quindi bisogna poi uscire e andare nel conveniente. È conveniente dipende dai programmi che ciascuno presenta. Al momento non sappiamo niente, né dei programmi di chi sta gestendo Telecom Italia, Nobile, neanche di chi ha offerto di comprarlo, cioè proprio zero totale. Quindi, giusto per capirci, lei non è soddisfatto dall'operato di Luigi Gubitosi, come ovvio non sono soddisfatti anche gran parte degli azionisti.
No, no, soprattutto non è soddisfatto il mercato, nel senso che il corso azionario prima dell'offerta di KKR era bassissimo, ma sembra però che l'offerta di KKR sia molto gradita all'attuale management di TIM, quindi non è che mi paia sì conflittuale, semmai è la vecchia, nonché ancora attuale naturalmente, azionista di maggioranza che a sua volta molto insoddisfatto. La sostanza è che non è il gioco del Monopoli. In borsa bisognerebbe presentare dei progetti, non solamente delle scalate e delle offerte, perché scalate e offerte da sole assomigliano troppo al monopolio e troppo poco a come funziona un mercato. Si devono confrontare delle linee strategiche e dei programmi. Vale per TIM, vale per Generali, vale per qualsiasi altra cosa. Grazie mille a Davide Giacalone, opinionista, grazie per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a voi e buona serata.